Tóquio, Cátia, olha o Osaka. Não, eu vou ter Osaka. Osaka. Ciao, ragazzi. Che bella. Ciao, Maria. Oh, Maria. Oh, Maria. Ciao. Maria, bella, saluta tutti. Ma mentre parli, fai capire a tutti in che momento del mese sei. Ho vergogna, scusa, hai ragione. Guarda, hai visto cosa va, Maria? Guarda, poverino, oggi che ha un appuntamento importante, guarda cosa gli è uscito. Mamma mia, oh, ma che hai mangiato? Io l'ho detto anch'io. Puttana, oh. Ma perché subito così? Così? Perché? Ma se la prendi molto a cuore. Avete un simflex? Alessandro, ma digli qua, ma perché? Che bisogno c'è? Ma neanche te dici tutte queste parole. Ma arriva... Allora, ha una buona ragione. Poverina. Ha una buona ragione. Raga, però porca miseria. Meglio. Da dove arrivi? Da... Zitto! Porca miseria! Ma senti, e sti cani sui letti. Ma arrivi dal catechismo? Scusa un attimo. Cioè. No, no. Non so io. Dai. Mannaggia. No, raga, anacolica, tutto bene. No, tutto bene, comunque. Tutto bene. Hai anacolica. Posso... Come? Hai anacolica. Matacchiona. Ha finto una colite. No, ragazzi. Io non lo so che c'ho sto bene. Ha preso una purga, ha preso una purga. Cosa c'è? Hai preso una purga, Maria? Cosa c'è? Io mi vedo un cesso. No! Ah. Smettila, No, io mi vedo un film, invece. Sei un pezzo di no, ma basta! Ma ti sto convincendo di no! No, tu pensi che sono brutta veramente! Non è ma vero! Ma non è vero! Non è vero! Ma non è vero! No, sei una ma bellissima! Ma che cavolo c'hai? Un brufolo! Non mi viene manco a me col ciclo, una roba del genere! Pensa che io non ce l'ho, mi è venuto! Te l'ha sciolto! Lo senti che no, dentro no. di... Sandro, tu puoi accompagnare Ale in farmacia, accompagnare chiunque è la tua passione! Vieni, ti porto in farmacia! Grazie, ti posso curare. Sandro, veramente! Aspetta, andiamo mica da soli, andiamo! Non andiamo da soli? Quarta parete. C'è la parete qua, porca di una miseria. C'è una parete, c'è... Sandro. Ecco, meglio. Mamma mia. Già che andiamo in farmacia noi tre, qualcuno deve andare in bagno, lo porto Sandro, senza problemi. Però, posso sei farmacista. Se ne pigli uno dal pubblico, piglialo piccolino. Se si offende, pigliamo pure le botte stasera, capito? Come ti chiami? Fabio? Fabio, prego, stai. E cos'è che dobbiamo fare con Fabio? No, niente, andiamo in farmacia. Vieni Maria. Andiamo tutti insieme. Con Maria andiamo in farmacia. Però ragazzi, cioè, posso andare anche io da solo, non sono mai andato con No, dobbiamo farlo insieme. Aia. Tu basta che mi dica quando vuoi andiamo tutti insieme. Siamo in 300, via tutti insieme. 300. E dopo io accompagno tutti a casa. Ascoltami. Però in farmacia c'hai bisogno più tu che me. Cioè, volentieri. Grazie Fabio. Fabio, ti accompagno al posto. Aspetta. C'è il muro. La parete. C'è una parete però... ipotetica qua. Franz, credi che il foruncolo scomparirà. E lo dici facendo la cosa che sai fare meglio, le imitazioni. Maria, per favore, tu che sei una donna. Maria, per favore. È una cosa pazzesca. No. È una cosa pazzesca. No. Aspetta, chi è questo? Totò? È Totò. Sono convinto che il fruncolo pazzesco... Ma è una cosa pazzesca. È Beppe Fiorello. E no. Ma perché... Ma che bello. E no. Ehi, sei forte tu, Bravissimo. Io penso che voi una vita... No, quando fa Vasco Rossi? Ma se mi hai picchiettato la Francia, la faccia Vasco Rossi. Secondo me, questo frucolo. Grillo. Secondo me questo frucolo. Ma ti posso chiedere anche la Vannoni? Guarda, secondo non me mi sei arrivato. Secondo me questo frucolo... Franz, fammi la Vannoni. La Vannoni. Prendimi qua, ter colpa di Uguale. Se chiudo gli occhi vedo anche Gino Paolo. Gino Paolo dice... J-Ax è difficile. Dai, prova, dai. Oh, zio, è così che ti vedo, Quello è Lorenzo. È Lorenzo negli anni Ottanta, quello. Era? Lorenzo negli anni Ottanta. No, ancora adesso lui. Ma è uguale, io faccio così, vedo J-Ax. Anche così vedo J-Ax, però è diverso. Zio, è bravissimo. Grazie, Franz, veramente una cosa bellissima. Cosa faccio, Maria, per favore? Tu che sei femmina. Schiacciaglielo, Maria. Schiaccia, fa male incredibile. Non lo so. Maria, basta parlare. Qui bisogna risolvere il problema del foruncolo, ma sei ossessionata dai metodi contraccettivi. Di mettere un lenzuolo adesivo. Dei cerotti. Io sai che farei. Ha una soluzione, Maria. Sì, sì. Io partirei con la pillola. Perché la spirale mi sembra troppo aggressiva. Ci vuole lo zampione. Però se tu preferisci subito spirale... Spirale ovale. Io ce l'ho, una spirale... No, io non metto la spirale, scusa un attimo.
Per un brufolo. Guarda, sì, questo è qualcosa di ormonale. Secondo me se scoppia quel brufolo rischia di spirale sul serio. Sì. Guarda, se ti metti il profilattico, meglio. Lo evidenzi. Mi stai dando della testa... bravo. Della testa fertile, no, diciamo. Tu ti sei dato, perché io non dirò più la parola. Fai allusioni. Cazzo, ok? Comunque va curato, ragazzi. Va curato. Ma che ora hai l'appuntamento, Ale, questa dovrebbe ragazza? Dovrebbe arrivare in giornata, entro sera. Cioè. In giornata? Beh, precisa. Cioè, va, precisa, ma certo. Oh, me l'ha detto quello là, non sapevo un cazzo io della roba. Cioè, tu non sei padrone della tua vita, capito? No, cioè, neanche il brufolo ci avevo all'inizio. Cioè, dovrebbe arrivare in giornata verso sera. Verso sera. Noi abbiamo... Sto vago! Ale, avresti molte cose da dire, ma ti preoccupi solo di fare la colonna sonora giusta. Dentifricio, no, ma ragazzi. Io da ragazza usavo sentiamo, il dentifricio. Cos'è che hai da dire? Hai trovato... Allora... Ero lì tranquillo prima. E a un certo punto? E a un certo punto. Sembra Pierino. Boom! Un brufolo. Un brufolo incredibile che faceva male. E a un certo punto. È arrivato Bob Dylan. E hanno suonato i testimoni di Geova. Ci sono le note anche di qua, è qua e qua. Bravo. E... I passi, sono i passi, Ale, fai i passi. Ale, fai i passi. Han suonato la porta e... Ma puoi anche farlo vedere. Ah! Puoi anche farlo vedere, vai. Però cammino con un andamento... Camminavo! E allora dico, è meglio camminare con un andamento... E poi mi sono fermato. Si è fermato, ha detto. Si è fermato, però. Seguilo. C'erano Nino. Tutti, ci fermiamo per un'emergenza. Siamo all'ospedale di Riccione il 15 d'agosto. Oddio. È Natale? Astro del cielo, stai cantando? Mi hanno messo la flebo, ma 20 minuti fa! Signora, non è una flebo, è il tubo della maschera, vedi, capisci? Dicevo questo? Io che non mi fa un cavolo! Ma l'urina la faccio qui? Ragazzi! Figa qua, che adesso la mettiamo a posto col materello! Figa qua! Allora, dottore, io stavo camminando a un certo punto... Ha preso una vongola! Che cosa ha preso? Stiamo fermi che se prendiamo la vena! Esatto! Raia! Morda forte il mattarello. Per non sentire dolore. Lei che c'ha la bocca grande, comunque. Non c'è nessuna allusione. Cioè, sembrava, no, sembrava. Perché aspettiamo l'anestesista, se arriva. È poco intelligente, lo morda qui dove è più stretto. Cazzo, anche lei che è ambiziosa che è. Cioè. Ambiziosa. È vero. Chi è che ce la fa? Ma se ce la fa un cavallo, siamo fortunati, ecco, qua. Ha preso l'anestesista. Basta, ma faccio l'anestesia, ma faccio l'anestesia, faccio. Ascolti, ma lei... No, sono sempre guarita, ragazzi, sto messo. Sandro, hai la soluzione per il foruncolo. Ci vorrebbe un dermatologo, ma sei un sommelier francese. Ma è un codice... Che cosa stai facendo? È che adesso codice rosso, bravo. 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 Vabbè, comunque... Dottor Ignazio. Ma solamente vedere un secondo, girati verso di me. Occhio, che se sei troppo, tranquillo, sei finito. No, stai tranquillo. No, attenzione un attimo, scusate. Ragazzi. Lasciatelo lavorare, è il numero uno, lasciatelo lavorare. Sa quello che fa, ragazzi. No, non bere quella merda che ha sulla fronte. Sandro, non fare quello che pensa. Sandro, non fare quello che penso, Sandro. Non è un ah, che schifo. Ma perché devi fare sta roba? Mi fai vomitare. Fa schifo. Sandro, fa schifo sta roba. Però con un po' di soda. Ma perché devi fare sta porcheria? Prova a pensare a quello che stai facendo che vomiti. Pensa attentamente a quello che stai facendo. Non è colpa mia se tu sei un ignorante. Se sono molto un ignorante non capisci veramente niente di vedere. Io sento solamente il naso, c'è un naso molto pieno. C'è una sensazione come di... C'è questo liquido fortemente pesante. Sento... Però, c'è del salame, tu hai mangiato del salame qui dentro? Sì, ho mangiato il salame. Si sente il naso, la bocca è molto pieno. Guarda che...
ma ha bevuto freddo. Quindi c'è della consistenza, c'è della consistenza. Poi viene da vomitare, sì, ragazzi. Sì. Basta semplicemente prendere un tipo di pomata, la si mischia con questo tipo di produzione che tu tu butti fuori. E ci vuole semplicemente un dermatologo che possa curarti questo tremendo. Perché tu adesso sei l'uomo due fasce, una fascia sopra e una fascia sotto. Forse più bella quella sopra, ma teniamoci quella sotto per il momento. Però è molto molto buono. Con due fasce. C'è fantastico! Guarda, non lo faccio, però... Ça, c'est génial! Mi fido! Maria, hai tanti amici e una fa la dermatologa. Mica sei nata ieri. Infatti sei nata oggi. Io non ci vado. Qualcuno vada in farmacia per me, mi vergogno. Lì ci vuole un dermatologo che ti curi. E allora qualcuno che vada in farmacia... Ma c'è poco da fare, Lia. Chiamiamo un dermatologo. Ma vuoi chiamarlo? Sì. Bevi dell'acqua, l'acqua disinfetta. L'acqua purifica. Ma non va via con l'acqua. No, però. Non può non no, 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 ha detto l'acqua, non l'acqua. Cosa fa? No, no, no. Io ho un amico dermatologo. Ma che roba schifosa. Ma una vabbè, ma è uno schifo, sta roba qua. Ma di latte. Ma fai da papà che la compra. Mamma. Vediamo ai tutti i bambini di andare a letto. Il dermatologo viene all'asilo. I bambini a letto subito. La mamma, l'unico con la barba, hai preso, cioè veramente. Saranno i capelli lunghi che l'hanno portata. Io ho un'amica dermatologo, mamma. Ho capito. Viene all'asilo perché lei non trova lavoro. Chi? La dermatologa. Ma tu non bevi il latte, tu bevi whisky perché non si capisce nulla di quello che dici. Allora, ma ne beve anche tanto. Ho un'amica dermatologa, mamma. Davvero? Sì, lei, l'ho incontrata all'asilo. Beh, ha studiato tanto lei perché... Sì, ha fatto la primina. Ha fatto la primina. Ale Franz, ringraziate Sandro e Maria per l'aiuto, ma lo potete fare solo all'unisono. Sì, se volete la chiamo. L'accompagneranno perché se all'asilo... Sandro e Maria, grazie per l'aiuto, ma ora andate... fuori dai portoni. Non dire volgarità. Sandro e Maria, uscite e chiamerete la dermatologa, ma intanto fate apprezzamenti su Ale Franz come se non fossero presenti. Non dire volgarità. E neanche Sandro. A te no, hai fatto ridere a te? Mai. Mai fatto ridere, ci credi? No, comunque, io poi non capisco quale fa più schifo dell'altro. No, io non so neanche chi sia Ale e chi sia Franz. Pure io. Lo sai che... Io li saluto, voglio dire ciao Ale Franz. Io così ho chiamato, parlando Brad Pitt e Angelina Jolie. Ma va. Lo capisco dai capelli. Ti giuro, guarda, se ce li avessi qua davanti, sai gli schiaffi che gli darei? Che non, però, credi. Comunque sì. Ma va. No. Cioè, così gli fanno, sei... Ma gira fish, ma che gira fish? Andate via. Andate via o vi sparo. Secondo me... No, guarda, una cosa tristezza. No, no, a me mi hanno proprio messo la depressione. Cioè, se ti dico. È contento di vedermi? Ma non dovevo andare via. Sto leggendo il giornale. Ah, scusi. Cioè, se tu dovessi scegliere tra ficcare il piccone e Ale Franz. Tutta la vita ficcare il piccone. Ma tutta la vita. Che gli rivedo glielo dico. Ma guarda. Dai, ma dai. Ciao. Preoccupato. Va bene. Fai vedere, è peggiorato. Anche io perché non lo so neanche visto. Sono di una tristezza infinita. Io non capisco, ma perché la Rai gli ha fatto fare un programma? Ma perché hanno pagato loro? Ah,